Bene, rispetto appunto al processo valutativo che io ho cercato di rappresentare, di analizzare nelle sue dimensioni chiave, io vorrei centrare l'attenzione in questa seconda parte del mio contributo sui due passaggi che rappresentano un po' il cuore, come abbiamo visto, no? Di un processo valutativo, ovvero la fase cosiddetta rilevativa o istruttoria o osservativa della valutazione o di verifica e la fase appunto di espressione del giudizio. Vorrei fare un focus di approfondimento per andare anche su aspetti più operativi di esemplificazione che ovviamente si connettono in diversa misura col lavoro appunto che la rete ha avviato. Prima di richiamare questi esempi vorrei però richiamare quella che è, come possiamo dire, l'impianto valutativo che è sotteso, ecco, alla proposta su cui lavoro, insomma, che peraltro non è farina del mio sacco interamente, prende spunto da un modello, una proposta richiamato nel nostro paese inizialmente da Michele Pellerei, che poi io in qualche modo ho adattato, ripreso, eccetera. Una proposta che un impianto valutativo che parte da un'idea molto semplice per certi versi, no? L'idea che per poter appunto valutare un oggetto così complesso come appunto l'apprendimento dei nostri allievi, abbiamo bisogno di più punti di vista, abbiamo bisogno di mettere in gioco un processo di triangolazione, come si dice appunto anche nella ricerca qualitativa, no? Cioè mettere in gioco e far interagire tra loro più prospettive attraverso cui vedere l'apprendimento del nostro allievo. In particolare nel modello che adesso sto richiamando ne sono proposte tre. Da un lato l'attenzione alle prestazioni, cioè che cosa l'allievo fa col suo apprendimento, quindi che ci riporta la domanda che cosa sa fare l'allievo col suo apprendimento in tutte le forme che questo può avere, appunto la prova di verifica, anche disciplinare, di conoscenza di abilità, piuttosto che il compito autentico o quant'altro. Dall'altro lato è una prospettiva autovalutativa, quindi come si vede l'allievo in rapporto al suo apprendimento, prospettiva resa particolarmente significativa proprio perché, se ci pensiamo, l'apprendimento in sé non è visibile, come sappiamo, no? È dentro il soggetto. Allora, uno dei modi per poterlo riconoscere non può che andare nella direzione di interrogare, in qualche modo, di interloquire col mio soggetto, no? Per capire come apprende, che cosa dice, che cosa pensa della sua esperienza di apprendimento o quant'altro, no? Dall'altro lato una prospettiva, diciamo, di valutazione e di osservazione da parte degli altri, cioè come mi vedono gli altri, laddove questi altri sono ovviamente in primis l'insegnante e gli insegnanti nella dinamica, diciamo, formativa, ma possono essere anche ovviamente i pari, no? È una sana revisione tra pari, appunto, che non è interessante solo per il lavoro didattico, no? Ma possono essere anche, ad esempio, pensate in una scuola superiore, la funzione, il significato potenziale dei tutor, tutor aziendale, del tutor cosiddetto aziendale, no? Cioè di colui che può vedere il ragazzo in un contesto diverso, diciamo, da quello dell'aula, no? Ecco, questi altri possono avere diversi volti, no? Possono essere anche i genitori, soprattutto ai primi livelli di scolarità, no? Diversi volti in rapporto ovviamente alle esperienze, diciamo, che il bambino, l'allievo, il ragazzo si trova a fare. Ecco, allora un principio chiave che caratterizza questo impianto è questa idea, no? Che la fase rilevativa o istruttoria, ho qui usato il termine istruttorio perché per richiamare un po' la metafora del processo, no? Qualcuno mi ha detto che è un linguaggio troppo giudiziario, che rischia di essere, no, lungi da me, vorrei solo richiamare quella che è la fase appunto rilevativa, no? Perché anche il processo è un evento valutativo, no? Anche lì abbiamo una fase istruttoria a cui segue poi una fase del giudizio, no? Quindi nella la fase istruttoria, quella che abbiamo chiamato di rilevazione dei dati, no? Ci richiama in qualche misura è una pluralità di sguardi. Ovviamente non è che devono valere tutti 33, no? Cioè al di là del significato, del peso che hanno,
sicuramente il messaggio che ci credo, no, che veicola questo impianto è di allargare lo sguardo, ecco, no, su che cosa significa osservare un processo e valutare un processo di apprendimento. E, in mezzo al nostro triangolo c'è la rubrica valutativa. Perché in mezzo? Perché, dopo vedremo anche con degli esempi, ma chiaramente sono elementi che sono stati messi in gioco anche nel lavoro della rete, la rubrica di competenza è in qualche modo, come dire, pensata come uno strumento che dovrebbe aiutarci a fare sintesi. Una volta che ci siamo fatti, per dirla alla Barbier, no? Una rappresentazione fattuale del nostro allievo, cioè un'idea del nostro allievo attraverso appunto l'interazione con lui, le evidenze che abbiamo raccolto, eccetera, eccetera, per poterlo portare a sintesi questa rappresentazione ed esprimere un giudizio, la rubrica dovrebbe darci qualche riferimento, qualche supporto per fare questo passaggio. Pensate ancora una volta appunto al quadro europeo delle lingue, pur con le diversità, ecco, in qualche modo la rubrica è una rubrica, quella presente nel quadro europeo delle lingue appunto elaborata nei primi anni del 2000, è una rubrica di sintesi, almeno nella sua proposta originale, cioè che richiama che cosa intendere per livello 1, no? Cosa intendere per livello U1, eccetera, eccetera. Bene, io allora, ecco, dentro questo impianto vorrei provare a fare delle semplificazioni, più che altro delle semplificazioni, senza, come possiamo dire, solo allo scopo di dare un po' di concretezza maggiore alla prospettiva valutativa di cui stiamo parlando. Ad esempio, per quanto riguarda la dimensione autovalutativa, ecco, vorrei richiamare solo alcuni esempi di strumenti più o meno belli, più o meno, come possiamo dire, non vogliono essere ovviamente dei modelli, soprattutto in un contesto che si è già anche occupato di queste cose, vogliono essere solo degli spunti, degli esempi ripresi dal basso, di spunti autovalutativi e autoriflessivi, peraltro anche diversi, ma potrebbero essere ovviamente molti altri. Qui ad esempio abbiamo un insegnante di scuola media, o comunque degli insegnanti di scuola media di lingua straniera, che hanno provato ad utilizzare appunto la rubrica, peraltro tratta dal quadro europeo, con gli opportuni adattamenti dal quadro europeo appunto sulle lingue, come strumento per un'autovalutazione, no? In cui attraverso appunto i pallini rossi e quelli blu si mette a confronto, diciamo, il profilo che l'allievo si dà, ad esempio alla fine della seconda piuttosto che a metà della terza, con quello dell'insegnante. Qui troviamo invece un altro esempio che va più nella logica di scegliere alcuni lavori esemplari, no? Pensiamo ad esempio a un insegnante di educazione artistica, potrebbe essere, ma ovviamente potrebbe riguardare tante altre cose, anche un progetto molto ampio, in cui alla fine dell'anno si tratta di selezionare due o tre lavori appunto fatti durante l'anno, non solo di selezionarli da parte dell'allievo, ma anche di presentarli, no? E quindi appunto la traccia di domande, senza adesso andare troppo nel dettaglio, tanto sono delle suggestioni, vorrebbe appunto essere una traccia di presentazione sia più descrittiva sia anche più riflessiva, interpretativa, no? Del lavoro che è stato selezionato e anche dei motivi per cui ad esempio lo si è scelto. Vabbè, questa è una traccia invece che c'è una traccia di riflessione a conclusione di un lavoro appunto cooperativo e di gruppo che è stato fatto. Qui vediamo un'idea invece più semplice per certi versi di spunto autoriflessivo, che cosa mi ha aiutato e che cosa mi ha ostacolato in rapporto a una determinata attività o un determinato lavoro da compiere, no? Immaginate in bianco quelle frecce verdi e rosse, lì sono indicate le parole a titolo di esempio, no? Però è stato proposto in bianco e ciascun bambino o ragazzino doveva indicare tre o cinque o due o massimo tre elementi che lo hanno aiutato nel gestire questo lavoro e elementi che lo hanno invece ostacolato. Qui troviamo un altro esempio che ci sposta su un altro piano ancora per certi versi, no? Il modo di porsi nei confronti di un certo lavoro, no? Quindi controllo all'istante, ecco, fermi tutti, fermiamoci un attimo, due minuti per osservarsi e, come dire, e provare a situarsi in queste polarità, no? Il tempo corre, il tempo è fermo,
sono concentrato, penso ad altro, desidero essere qui, desidero essere dove. Sono ovviamente soltanto degli esempi, anche qui una traccia che si, di riflessione su un certo, in caso, un compito autentico, cioè una prova di valutazione appunto, da sintetizzare poi indicando alcuni punti forti o alcuni punti deboli e via dicendo. Quello che mi piace richiamare, al di là delle modalità che abbiamo visto in questa carrellata, potrebbero essere altre anche molto diverse, no? Scritte, orali, individuali, di gruppo, dialogiche, insomma, mi piace richiamare questa idea, no? Che in un processo autoriflessivo, siamo su quella, su quel vertice del nostro triangolo idealmente, no? Possiamo questo processo, come possiamo dire, focalizzarlo su elementi diversi dell'esperienza dell'apprendimento. Alcuni esempi ci ricordavano, ad esempio, la prestazione. Adesso non so se c'era qualcuno nello specifico, no? Però è chiaro che ci può essere un'autovalutazione sulla prestazione, no? Sul lavoro che ho fatto, no? Quanto mi sembra un buon lavoro, che cosa mi sembra convincente, che cosa mi sembra da migliorare, eccetera, eccetera, no? Altri esempi ci spostavano più sui processi messi in gioco, no? Allora, ad esempio, il campo di forze, no? Che cosa mi ha facilitato, che cosa mi ha ostacolato, oppure la riflessione sul lavoro di gruppo, no? Ci siamo ascoltati, ci siamo pastorati, insomma, qualche altro esempio ci riportava su l'atteggiamento in qualche modo, il modo di porsi verso la propria esperienza di apprendimento. Pensate appunto al differenziale semantico, no? Desidero essere qui, desidero essere altrove, il tempo corre, il tempo fermo, ci spostava più, invitava più a fare una riflessione su come mi sto interfacciando, diciamo, con un'attività, un'esperienza, una situazione, no? Se vogliamo allargare ulteriormente lo sguardo, qualche altro stimolo autoriflessivo potrebbe spostarsi addirittura sull'idea che il soggetto, il bambino, il ragazzo ha di sé, no? Quindi aspetti come l'autostima, il locus of control, cioè una serie di altri elementi, gli aspetti attribuzionali, una serie di altri elementi appunto che riportano una riflessione ancora più generale, no? Su come l'allievo si vede. Ecco, mi sembra, l'ho voluto richiamare questa sorta di bersaglio, diciamo, perché ci richiama da un lato la pluralità di elementi che possono entrare in gioco in una riflessione appunto sulla propria esperienza di apprendimento, e quindi la potenziale ricchezza, anche se ovviamente non tutti da mettere a tema nello stesso momento, no? È chiaro che, come abbiamo visto negli esempi, possono poi caratterizzarsi diversamente le varie proposte. Dall'altro lato, io a volte richiamo questa idea, questa suggestione, no? È come se vedessimo la competenza dall'alto, no? A volte sapete che viene usato, io ne sono purtroppo, cioè devo riconoscere, mi sento responsabile, spesso viene usata l'immagine dell'iceberg, no? Per rappresentare appunto la competenza come metafora, no? Di ciò che si vede, di ciò che non si vede, eccetera. Ecco, immaginiamo qui il nostro iceberg, lo stiamo vedendo dall'alto però, no? Quindi le prestazioni ci richiamano l'aspetto appunto più visibile, no? Della competenza, e poi è come se progressivamente andassimo in profondità, no? Rispetto a diversi piani appunto in gioco. Due riflessioni su, peraltro anche più semplici, su il momento osservativo, il come mi vedono gli altri. Anche qui potremmo spaziare su mille cose. Io richiamo qualche semplicissimo esempio di strumento osservativo, peraltro quasi banale, no? Come vedremo, lo riprendo in particolare sono esempi che riguardano saper scrivere, che avevano identificato come traguardo di apprendimento, come dire, su cui centrare l'attenzione, il saper scrivere. Quindi vediamo da un lato il tentativo da parte di questa scuola, in questo momento non ricordo bene da dove riprendo l'esempio, comunque un tentativo di provare a rispondere a questa domanda: che cosa mette in gioco il saper scrivere, no? Quali sono alcuni passaggi chiave che caratterizzano l'esercizio di questa competenza e quindi su cui centrare l'attenzione? Ecco, questi passaggi poi si è cercato in una lista che ovviamente potrebbe essere molto più lunga e molto più articolata, di
declinarli in comportamenti osservabili, no? In aspetti più osservabili, quindi per esempio l'ideazione del testo, sì, ok, è un aspetto, è un passaggio chiave nel saper scrivere, però come lo vedo, cioè che cosa, quali indizi posso andare a osservare? Sulla base di questi indizi sono state strutturate, vedete, dei possibili strumenti osservativi con caratteristiche molto diverse in termini anche di grado di strutturazione. Qua vediamo un esempio molto aperto, no? In cui c'è soltanto un richiamo di quegli aspetti del saper scrivere che la mappa metteva a fuoco e degli spazi liberi, diciamo, per raccogliere, no? Delle osservazioni. Qui invece vediamo un esempio più strutturato in cui attraverso dei più, dei meno, dei più, dei meno meno si punta a registrare alcuni comportamenti, immaginatevi nelle colonne i diversi allievi, no? Alcuni comportamenti ritenuti nell'interazione, nel lavoro in classe, degni di nota, diciamo, no? Particolarmente rilevanti di cui tenere traccia, no? Attraverso appunto più o più per richiamare comportamenti ritenuti appropriati, invece ovviamente di meno per richiamare comportamenti ritenuti non appropriati. Qui vediamo invece una logica più da checklist, no? In cui attraverso dei sì e dei no si punta sempre nel rapporto a saper scrivere a come dire, segnalare la presenza o meno di una gestione adeguata di alcuni passaggi, dal portare materiale al chiedere un feedback, al formulare un piano. Sono spunti differenti. Mi piace, ecco, a proposito del come mi vedono, richiamare invece un esempio, anche questo molto semplice, che però si sposta su un piano un po' diverso, riguarda un lavoro fatto, se ben ricordo, di elaborazione di poster o di semplici manifesti, semplici cartelloni su un certo tema, rispetto al quale appunto nel momento in cui sono stati presentati alla classe sono innanzitutto condivisi alcuni criteri. Adesso ogni gruppo ha presentato per lavoro in base a che cosa possiamo dare valore, diciamo, no, al lavoro che verrà presentato, e forse questo è l'aspetto più interessante anche dal punto di vista formativo, cioè la condizione dei criteri. E poi sono stati usati questi criteri su questa scala a 5 livelli, sia per valutare il proprio lavoro, quello del proprio gruppo, sia per valutare quello degli altri. Qui un altro esempio ancora leggermente diverso, nel senso che in questo caso il come mi vedono mette in gioco il potenziale destinatario, no? Di una certa attività, cioè questo era un compito autentico, la prova di competenza che riguardava la gestione di un momento di accoglienza con i ragazzini di quinta che andavano a visitare la scuola media. Allora è stato chiesto alla fine di questo lavoro un feedback da parte dei ragazzini di quinta, no? Quindi del potenziale destinatario, diciamo così, no? Di questo nostro lavoro. Appunto, spunti diversi che ci richiamano, a proposito del come mi vedono, anche qui una pluralità sia di strumentazioni in termini di grado di strutturazione, sia di, come dire, prospettive che possono essere messe in gioco. Due parole, ma solo due, su cosa so fare, perché è un tema su cui mi risulta che la rete abbia più lavorato, quindi non voglio adesso affrontarlo, entrarci troppo. Voglio solo richiamare questa idea, no? Che sia che si parli di prove di verifica disciplinari o centrate su conoscenze, abilità, sia che si parli di prove di competenza sempre disciplinari o con un carattere trasversale, ecco, non dobbiamo perdere di vista l'idea che nel valutare, appunto, nel costruire delle prove valutative ci troviamo in presenza essenzialmente di questa tre grosse tipologie, diciamo, no, di strumentazioni che possono essere messe in gioco, che si caratterizzano ancora una volta per il grado di strutturazione. Sicuramente l'ultima tipologia, cioè prove non strutturate basate su una prestazione complessa, è quella che più di altre mette a tema l'idea di competenza nel suo significato appunto più forte, più autentico. Produco il volantino per presentare il nostro progetto, piuttosto. Però ecco, ovviamente anche qui una buona valutazione ci richiede un mix, diciamo così, inevitabilmente, no? Tra modalità più strutturate, no? Di valutazione, anche una, adesso abbiamo il tempo, ma forse non c'è bisogno di dirlo,
pensiamo ad alcuni esempi delle prove invalsi, quelli migliori, diciamo, o delle prove internazionali, no? Anche una prova strutturata a scelta multipla può essere, tra virgolette, una prova di competenza, cioè una prova che non mette in gioco un apprendimento banalmente riproduttivo, no? O applicativo, ma in qualche modo mette in gioco un ragionamento da gestire, diciamo così, a diversi livelli. Non vado oltre su questo punto, preferisco in chiusura, diciamo, passare dalla fase istruttoria alla fase appunto di espressione del giudizio. Dicevamo prima, la fase istruttoria può mettere in gioco una pluralità, la famosa rappresentazione fattuale, no, di Barbier, una pluralità di evidenze attraverso cui l'insegnante si fa un'idea del proprio allievo e del suo apprendimento, anche quelle informali, dell'interazione periodica, quotidiana, al di là delle evidenze, come dire, documentate, no? L'espressione del giudizio ci richiama un procedimento acuto, diciamo, per dirla, no, con un'immagine, cioè il dover stringere tutto in un giudizio. Questo può, come dire, creare disagio, però se ci pensate è un disagio in qualche modo strutturale del processo valutativo. Pensate all'omino della Michelin o del Gambero Rosso che va a valutare appunto una trattoria o un ristorante, no? O il critico cinematografico che deve dare le stelline. Anche lì, cioè, quello che voglio dire è che è normale che in un processo valutativo, a fronte anche di una pluralità di elementi, no? Attraverso cui io mi faccio un'idea di ciò che devo valutare, poi socialmente sono chiamato a stringere, cioè a sintetizzare il tutto attraverso appunto quella che Barbier chiama una valutazione codificata, cioè che usa dei codici, qualunque essi siano, perché forse anche questo non c'è bisogno di dirlo, se c'è bisogno però lo approfondiamo, credo che sia un punto su cui già avete fatto una riflessione. Dal mio punto di vista, le ho messe sullo stesso piano perché dal mio punto di vista l'usare i voti, l'usare le lettere, l'usare i simboli, l'usare le faccine non cambia di una virgola la problematica valutativa, no? Sono solo simboli diversi con cui mettere in gioco un apprezzamento e esprimere appunto un apprezzamento. Allora, due esempi di rubrica valutativa, su questo appunto volevo chiudere. Pensate proprio a questo strumento di sintesi, che peraltro esempi che credo intercettino anche aspetti su cui appunto la rete ha già lavorato. Il primo lo riprendo da un lavoro fatto su il produrre messaggi, quindi la comunicazione della madrelingua, se vogliamo richiamarla attraverso appunto le parole magiche della certificazione delle competenze, è soprattutto in chiave di produzione, no? Intesa come produzione di un messaggio attraverso in particolare la lingua. Ecco, qui c'è un tentativo di strutturazione appunto di una rubrica, ripreso anche questo un lavoro fatto con una scuola. Oddio, la presenza dei quattro livelli ci richiama appunto con le certificazioni, insomma sono elementi che già sono noti. Ecco, le dimensioni, le righe, no, su cui è stato strutturato questo, diciamo, esempio di rubrica, rinviano a una sorta di mappa concettuale, cioè a una sorta di risposta alla domanda: che cosa caratterizza la produzione di un messaggio attraverso appunto la lingua? Quali sono gli elementi chiave su cui centrare l'attenzione? Che cosa fa la differenza tra uno scrittore ingenuo e uno scrittore esperto, pur ovviamente ai diversi livelli d'età, no, di cui, a cui ci stiamo riferendo? Ecco, qui vedete, ritroviamo appunto le voci che poi andiamo a rivedere della rubrica, strutturate in questa sorta di mappa in cui i tre colori richiamano tre livelli differenti su cui è stata analizzata la competenza. Innanzitutto le risorse cognitive, quindi un richiamo alle conoscenze e le abilità, in particolare, no, ai contenuti di sapere
che sono in gioco, no? E che devono in qualche modo essere padroneggiate rispetto a saper scrivere, ovviamente ai diversi livelli d'età, no? Può essere il rispetto delle regole ortografiche piuttosto che l'uso corretto dei principali segni di punteggiatura, tutto quello che ben sappiamo, no? Secondo colore, il colore rosso ci richiama uno spostamento su quei processi che caratterizzano ciò che la competenza ci richiama, cioè il saper agire, cioè la mobilitazione delle proprie risorse per arrivare a affrontare un certo compito. Quindi processi, in questo caso si parla di riconoscimento dello scopo comunicativo, no? Ho chiaro perché scrivo e per chi scrivo, eccetera, eccetera, processi di azione, via dicendo. Il colore blu si allarga ulteriormente, anche qui, no? È come se vedessimo dall'alto il nostro iceberg, si allarga ulteriormente ad aspetti extra cognitivi che ci richiamano quelle che, non solo io, diciamo, io identifico, di solito uso l'etichetta disposizioni ad agire, no? Per richiamare l'idea che nella competenza ci dice ad esempio anche un autore come Le Boterf, no? Che spesso viene richiamato, un autore francese, non c'è solo il saper agire, c'è anche il voler agire, no? O il poter agire, cioè ci sono gioco elementi che vanno più in profondità, tra virgolette, no? Che qui sono stati sintetizzati con un'unica voce, in questo caso l'atteggiamento comunicativo. Da qua, ecco, vedete, ecco, da qua la rubrica è quello che la rubrica ci restituisce la rubrica, un ideale profilo. Dobbiamo poi questo profilo sintetizzarlo in un aggettivo e in un voto? Va bene, dicevo, non siamo gli unici, no? Siamo in buona compagnia nel gestire la valutazione. Diventa accettabile, diventa 7, diventa benissimo, ci riporta, diciamo così, a questo arrivare a sintetizzare tutto con un codice, no? Quello che ovviamente rende un professionale la valutazione è proprio quello che ci sta dietro. Ecco, su questo volevo richiamare uno spunto che ci riporta ancora alla relazione tra la fase istruttoria e la fase appunto di giudizio, no? Potrebbe essere interessante, io l'ho richiamato proprio, come dire, questo è costruito ex novo, questa slide, sulla base anche dell'interazione avuta con alcuni colleghi appunto della scuola che ci ospita appunto via Skype, no? Potrebbe essere interessante incrociare, no, le diverse dimensioni appunto della competenza a cui stiamo facendo riferimento, in questo caso produrre messaggi, no, con appunto la lingua, con le diverse, come dire, le diverse strumentazioni che possono essere messe in gioco nella fase istruttoria, no? Proprio perché è come se ci rappresentasse il collegamento tra l'idea che ci siamo fatti dell'allievo e come ce la siamo fatti, cioè le evidenze che abbiamo a disposizione e poi il giudizio che andiamo ad esprimere, no? Potrebbe essere anche questo un supporto operativo per la gestione di questo passaggio, no? Dalla fase rilevativa alla fase giudizio. Un ultimo esempio ha caratteristiche, mi permette anche di andare più veloce perché ha caratteristiche simili al precedente, in questo caso è un esempio di scuola, un lavoro fatto in una scuola media, riguarda la competenza scientifico-tecnologica, quindi una componente di quella macro, diciamo, traguardo che collega addirittura la matematica. Anche qui il tentativo di identificare alcuni elementi chiave sulla base della stessa rappresentazione appunto, no, della competenza che si gioca su questi tre piani, diciamo, di analisi, che si è poi, come dire, concretizzato nella appunto descrizione, peraltro molto sintetica, molto sommaria, sicuramente migliorabile, per carità, sono ancora una volta, non sono esempi di ricerca, ecco, stiamo condividendo percorsi di ricerca, non so come dire, no? Quindi ovviamente, no, sono migliorabili in quattro profili. Ecco, uso questo spunto, e su questo vado davvero in chiusura, per richiamare un'altra idea che potrebbe essere interessante, no? Cioè che anche in qualche modo anche risulta alla rete e si è in qualche modo posta come domanda, a dire benissimo, come arriviamo però ad esprimere un giudizio su questi ambiti di competenza inevitabilmente trasversali, no? Che quindi mettono in gioco la responsabilità, insomma, e la competenza, tra virgolette, con un significato diverso dei singoli insegnanti, no? Nel senso
senso i, appunto, diversi aspetti. Ecco, allora forse credo che qualcosa di simile lo sia stato confezionato anche da voi, questa matrice ci richiama proprio questa idea, cioè di provare a mettere in relazione i diversi ambiti di competenza. Io, vedete, preferisco, che qua è una scelta se volete non così centrale, ma ne avevo anche parlato con i colleghi, preferisco più che sulle 12 voci ragionare sulle 8 competenze chiave, o meglio 9, laddove la competenza scientifico-tecnologica è separata da quella matematica, insomma, no? Però preferisco partire dal aborigine, diciamo, dalla proposta, diciamo, europea, per identificare appunto quali delle discipline o dei progetti, laddove ci sono progetti particolarmente rilevanti sviluppati nel corso del quadrimestre dell'anno, sono in gioco. Si parla addirittura di focus centrale o secondario, ma solo per richiamare una maggiore o minore centralità. È chiaro che dietro quello che stiamo dicendo, a livello di curriculum, c'è qualcosa del genere, anche qua lo richiamo solo come spunto, no? Però c'è una lettura dei traguardi disciplinari, quindi questo esempio credo che sia ripreso da fine primaria, se ricordo bene, no? I famosi traguardi per lo sviluppo delle competenze presenti nelle indicazioni nazionali, fine infanzia, fine primaria, fine media. Una lettura che punta a leggere questi traguardi in relazione appunto alle competenze chiave, cioè come se la domanda, immaginate, questo è uno stralcio, no? Immaginate che ci siano nelle colonne tutte le discipline del curriculum e nelle righe le altre, anche le altre competenze chiave, no? È come se la domanda sottesa a questa matrice fosse: qual è il contributo che le diverse discipline possono fornire allo sviluppo di quelle competenze? Domanda che, peraltro, se ci pensate, è assolutamente fedele all'espressione usata nelle indicazioni. Se le parole hanno un senso, traguardi per lo sviluppo delle competenze. Stiamo solo, e l'interpretazione non dico autentica perché, come dire, non ho l'autorità e la legittimazione istituzionale per farlo, però mi sembra quantomeno fedele, diciamo, ecco. Ecco, a questo punto, quindi, l'espressione poi del giudizio nel famoso modello di certificazione, no? Siamo arrivati al punto ultimo, volutamente ci dedico poca attenzione, però, perché abbiamo detto in tanti modi, non mi sembra quello il problema. Comunque, la compilazione del nostro modello di certificazione ci richiama una fase anche qui di prescrutinio, chiamatela come volete, preliminare, in cui sulla base della rubrica raccogliere i giudizi dei diversi insegnanti che si ritengono in qualche modo, come dire, coinvolti, no, nella valutazione di quell'aspetto, al fine, ecco, di ricavare, come forse c'era anche nei vostri documenti, la moda anziché la media, no? Anche queste sono piccole sfumature, però ancora una volta ci riportano più una logica di apprezzamento, no? Come la Corte, che non è che fa la media, colpevoli, innocenti, non lo so, adesso facciamo la moda, diciamo, vediamo, che è la logica della valutazione collegiale, non so come dire, no? È quella di contemperare le soggettività attraverso più punti di vista che sono messi in gioco. Bene, io mi fermerei qui, mi sono preso tutto il tempo, spero non troppo di più di quello che mi era stato concesso, no, mi rassicurano su questo. Ringrazio perché ritengo abbia della...